Giovedì 15 inizierà una nuova stagione di prosa al Teatro Kreberg e inizia con numeri importanti, 450 abbonati in più rispetto allo scorso anno. Sì, 450 abbonati nuovi, quindi 450 persone che decidono di venire a vedere gli spettacoli. È chiaro che è una grande soddisfazione in questo tempo in cui il Teatro Donizetti è chiuso e il Pala Kreberg è diventato casa di una parte della stagione. Iniziamo con la stagione con uno spettacolo importante, Occidente Express, una strepitosa Ottavia Piccolo, che racconta la storia di Haifa, una donna che fa migliaia di chilometri a piedi con la nipotina nella rotta dei Balcani, in continuo pericolo per salvarsi la vita. Una cavalcata che è anche una cavalcata narrativa ma anche musicale, grazie alla presenza dell'orchestra multietnica di Arezzo. Approfitto per dire che iniziano con questo spettacolo anche gli incontri con gli attori, che in parte quest'anno saranno nel foyer del Kreber Teatro. In particolare per questo spettacolo, venerdì alle ore 18, avremo un intreccio tra questo racconto di Occidente Express e il grande racconto per eccellenza che è il racconto biblico. Con effetto Bibbia, Piero Stefani presenta il suo bellissimo volume dedicato alla Bibbia e all'iconografia della Bibbia, ma con noi ci saranno Ottavia Piccolo e Finck, che è il direttore dell'orchestra multietnica, per cui sarà un racconto musicale, per cui credo che il vedere le due cose insieme sia davvero un'occasione unica per il nostro pubblico.